Ci troviamo a San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno, con l'artista Stefania La Greca, nella mostra Farfalle senza ali. Ci spieghi un po' la tecnica che usi per la realizzazione delle tue opere? E allora, la tecnica, buonasera a tutti. Innanzitutto ho dedicato questa mostra alle donne, tanto che il vernissaggio è stato fatto l'8 marzo, proprio contro la violenza sulle donne e anche proprio per parlare per la situazione dell'Ucraina e delle donne che stanno in guerra in questo momento. Io utilizzo la tecnica figurativa per quanto riguarda le figure che ho utilizzato proprio per rappresentare la tematica della donna e la tecnica dell'action painting, la tecnica ispirata a Pollock, stile americano degli anni 50, è questa qua che vediamo alle nostre spalle. E questo quadro praticamente è una ripresa di una serie di colori fatti appunto come azioni e schizzo che danno un effetto finale soggettivo e oggettivo dell'impronta proprio artistica. Da quanto tempo dipingi? Ma io nasco artista, ho fatto istituto d'arte da piccola, ho lasciato per una decina d'anni perché mi sono dedicata insomma alla moda, ho fatto la modella e come sapete ho fatto parecchi programmi televisivi nazionali, quindi abbraccio l'arte a 360 gradi. Ho ripreso nel periodo della pandemia, costretti a essere chiusi dentro per il lockdown, mi sono aperta un laboratorio in Abruzzo e in questi 2 anni insomma ho ripreso la mia vera vena artistica e quella pittorica. Perché San Giorgio a Cremano, hai scelto San Giorgio a Cremano per esporre le tue opere? Allora, io come ben sapete ho esposto in tutta Italia e uno dei miei dipinti è stato esposto anche nel catalogo ufficiale del Louvre di Parigi quest'anno, a giugno, e ho scelto San Giorgio a Cremano perché io qui sono di casa, perché sono originaria di San Giorgio, anche se sono una decina d'anni che non vivo più in Campania, quindi per me qui rappresenta proprio la base della mia infanzia, della mia nascita, eccetera, quindi tengo molto a cuore questa vita quotidiana di San Giorgio a Cremano, appunto. È visitabile dal? Allora, questa mostra, l'apertura è stata fatta, ripeto, l'8 marzo e saranno esposti dall'8 al 17 marzo. Se mi volete incontrare su appuntamento, poi ci possiamo incontrare qui, insomma, per parlare un po', vi spiego un po' le opere, eccetera. Potete contattarmi sia sui social, quindi Stefania La Greca, sui vari social, Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, oppure sulla mia mail che è atelieroftheDivine@gmail.com. Contattatemi per previo appuntamento, altrimenti potete venire qui a visionare a Villa Bruno al piano nobile San Giorgio a Cremano la mia mostra intitolata Farfalle senza ali. Ti ringrazio, Stefano.